faccio solo fuori il padrone di casa, queste cose ormai più vado avanti con gli anni, sennò a una certa età queste cose ormai mi intimidiscono. E allora come padrone di casa vi do il benvenuto questa sera nella parrocchia di San Paolo Apostolo. Sapete tutti il motivo del nostro incontro di questa sera, e qui inauguriamo BiblioChat. Conoscete già Gloria Fazia, Laios Clef, Arpi, Milena Tangresi, Biblioteca Provinciale, quindi un nome, anzi due nomi, due garanzie, non un nome, sono due nomi, due persone, quindi due garanzie. E come si svolgerà la serata? Adesso vi spiegheremo un po' come è nato il progetto, come è nato tutto, e poi ci recheremo nella sala accanto che è stata adibita a biblioteca. E già durante i giochi estivi, il Grest che si sta svolgendo in questi giorni, ci saranno già dei primi assaggi di lettura che sia Milena con alcune collaboratrici della biblioteca provinciale, ecco, porranno in essere. Questa vuole essere sicuramente un'occasione importante. Allora io lascio subito la parola a loro due, perché poi di là faremo la benedizione e allora ci vuole il prete per forza, e quindi mi tocca. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti per la presenza. No, si sente. Non si sente. Prego, la voce mia. Non lo devi mangiare. Vai, pronto? Pronto? Quella è la voce mia, capito? La mia voce. Non ho bisogno del... Noi facciamo silenzio, io c'è il voce. Prova. Forse non era acceso. Allora volevo dirvi grazie a tutti della presenza. Mi piace che questa inaugurazione sia una festa di quartiere, perché noi anche questo volevamo quando abbiamo pensato a BiblioChat. Allora, come è nata questa idea? A ottobre Laios Clef Foggiati, io ero appena diventata presidente da pochi mesi, ha organizzato un'iniziativa che si chiamava La Forza delle Donne, una tavola rotonda a cui ho invitato alcune donne foggiane che si sono imposte nel loro lavoro, ecco, in maniera, diciamo, pregevole. Tra queste donne c'era Milena Tangresi, che è la referente della biblioteca La Magna Capitana per quanto riguarda la sezione ragazzi. Insieme in quell'occasione promettemmo che avremmo fatto qualcosa per i bambini di questa città e soprattutto per i bambini della periferia, quelli che magari si raggiungono con un po' più di difficoltà. Poi abbiamo avuto questo input dal Lions Club distrettuale della Puglia. Il tema era la città che vorrei. E allora ecco, la città che vorremmo è una città con dei punti di aggregazione culturale, soprattutto per i più giovani, disseminati in tutta la città, non soltanto nella zona centrale, che la cultura arrivi anche nelle periferie. E quindi che cosa di meglio, ricordando la promessa, di realizzare una biblioteca per i ragazzi e le ragazze qui al quartiere CEP, alla chiesa San Paolo. Abbiamo trovato ovviamente Don Antonio disponibilissimo, perché lo conoscete, quindi ringraziamo sia Don Antonio che sia Monsignor Perpi per aver voluto accettare questa nostra donazione. E quindi Lions Club Foggiacchi ha provveduto ad acquistare il mobilio che voi vedete, ad acquistare i libri, quindi sono tutti libri nuovi, scelti con un criterio ben preciso, proprio grazie alla collaborazione di Milena. E quindi siamo riusciti ad allestire questo spazio, e io reputo che sia per Lions, ma lo immagino moltiplicato in tutte le città in cui c'è un Club Lions, sia una cosa molto importante, perché si fanno tante attività belle di solidarietà, ma quando resta qualche cosa sul territorio, io penso che ci sia un qualcosa in più da pensare. Per cui siamo molto contenti di questo piccolo spazio, però è uno spazio attrezzato, coinvolgente, accogliente, proprio adatto ai ragazzi,
e io sono convinta che grazie all'entusiasmo di Don Antonio, alla passione di Lia, alla preparazione di Milena, all'impegno del nostro club, quindi mi auguro che anche il mio amico Gianni Buccaro, che è il prossimo presidente, non voglia dimenticarsi di questa bella realtà, e quindi noi pensiamo che vivrà, darà ai bambini tanta materiale per leggere, per divertirsi, per approfondire, per crescere meglio. E voi sapete che un bambino che legge è un adulto che pensa, eh? Quindi noi facciamo di tutto per favorire questo. Quindi io ripasso un attimo la parola a Milena Tancredi, che vi spiegherà anche un po' come l'abbiamo sistemata questa biblioteca. E a voi che abbiamo pensato? Abbiamo pensato, come facciamo a portare dei libri belli? Perché sapete, c'è una grande bugia che ogni tanto ascolto dagli adulti, che i bambini e le bambine non leggono. Ma non è assolutamente vero. Voi leggete, e leggete anche tanto. Però dovete avere i libri giusti. I libri giusti come quando immaginate di andare in una gelateria. Se andate in una gelateria, cosa prendete? I gusti che vi piacciono di più, vero? No. Eh sì. Allora, i libri che ci sono qui sono di tanti gusti. Ognuno sceglierà il suo gusto. Ognuno sceglierà il suo gusto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato mettendo i libri belli. Quelli che noi, dopo ci sarà una lettura, quelli che noi sappiamo piacciono ai bambini e alle bambine. Per cui... Castelli di libri è uno degli illustratori ospiti del festival ed è nato così. Cioè, che cosa si può fare con i libri? Con i libri si può fare tanto, e lo vedrete lì esposto, si può osservare, può anche finire in testa, si può... Servono i libri? No. Boh, vediamo, a scoprire? Chissà. A parlare? Bla bla bla. A incontrarsi? A giocare? Chissà, chissà. E ancora, a strapparseli uno dall'altro perché piace così tanto e via di seguito. Bene, cosa succederà adesso? Questa che vedete che io sto stringendo gelosamente sono delle bibliografie, cioè elenchi di libri. Tutti questi libri sono disponibili a prestito gratuitamente in biblioteca. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo che questa biblioteca, quella che andiamo ad inaugurare, sia integrata con tutti i servizi della biblioteca, quella più grande, no? Che è un po' più grande, che è aperta sempre, genitori, dalla mattina fino alla sera, non chiudiamo mai, che è un patrimonio librario ricchissimo, che ha degli spazi belli, per cui cosa succederà? Che voi troverete qui un libro di un autore... Chi di voi sa chi ha scritto La fabbrica di cioccolato? Avete visto il film? Avete visto il film? Sì. Ok. Ha un autore. Come si chiama? Sì. E chi l'ha scritto? Willy Wonka. Willy Wonka è il protagonista della storia. In realtà ed è il direttore della fabbrica di cioccolato, vero? Invece chi ha scritto questi libri si chiama Roald Dahl. E qui, di questo autore, ne avrete un paio. Tutti gli altri dove li trovate? In prestito gratuitamente in nell'altra biblioteca. Allora, noi che cosa faremo? Lavoreremo ad integrazione, una cosa da dire ai bambini, però integrazione di collezioni di patrimonio. Cioè, prenderemo e diremo tutti gli altri libri li trovate dove in biblioteca. Qui cosa faremo? Attività, letture. Tra un po' leggeremo con le volontarie nate a leggere che sono venute immediatamente, appena c'è stata la call, leggeremo, ora cosa facciamo? Entriamo, inauguriamo la biblioteca, c'è la benedizione, subito dopo cosa succederà? Che vi fate un giro in biblioteca, poi i più grandicelli, che poi magari avranno il tempo dopo per guardare meglio, escono fuori e ci sarà Swonderful che regalerà delle palloncini di scultura. Chi vorrà ascoltare delle storie, noi ci saremo nella tana della storia a leggere le storie. Altro indizio, chi dovesse aver sete, qui a fianco c'è anche un bar gestito dalla chiesa.
Bene, penso che possiamo iniziare. Ho dimenticato qualcosa?